dei cittadini. Dove entrano cattivi escono peggiori, perché molti sono sotto processo addirittura condannati nella Camera dei Deputati e nella Camera dei Senatori. Quindi tu ti immagini se si riescono a rieducare i carcerati che non si riescono a rieducare gli onorevoli e i senatori. Inaccettabile. Da domani i detenuti di Giracelli sono in sciopero della fame. Si chiude con condanne pesanti il processo di primo grado sulle tangenti nella sanità abruzzese, 9 anni e mezzo di reclusione per Ottaviano Del Turco, l'ex governatore si dice sconcertato e annuncia ricorso. I servizi sono di Daniela Stenta e di Liliana. Non se l'aspettava mica. Colpevoli, il Tribunale di Pescara, dopo 4 ore e mezza di Camera di Consiglio, ha condannato i principali dei 25 imputati del processo Sanipopoli, tangenti nella sanità abruzzese. 9 anni e 6 mesi di reclusione ad Ottaviano Del Turco, al tempo di fatti presidente della giunta regionale, decapitata da questa inchiesta. 9 anni per Luigi Conga, manager della ASL di Chieti, 4 anni di reclusione per Sabatino Aracu, ex parlamentare e coordinatore PDL, poi via via, fino ai 3 anni e 6 mesi per Vincenzo Maria Angelini, il grande accusatore. A leggere la sentenza il presidente del collegio Carmelo De Santis, che dinanzi ad un'aula stracolma sbaglia proprio sulla condanna principale, quella di Del Turco, dice 9 anni e 9 mesi di reclusione, in realtà si tratta di 9 anni e 6 mesi e d'altra parte la tensione era altissima. Pesanti reati contestati a vario titolo dalla procura e sanzionati dal Tribunale di Pescara, corruzione, concussione ed associazione per delinquere. E in aula tra il pubblico Nicola Trifoggi, procuratore capo quando tutto accade, che insieme ai sostituti Giampiero Di Florio e Giuseppe Bellelli era titolare dell'inchiesta. Io mi auguro che serva di lezione per evitare che casi di questo genere si ripetano, perché tutti i guasti alla sanità abruzzese, chissà per quanti decenni ancora, saranno posti a carico degli innocenti, cioè di noi semplici cittadini. Per sempre. Mi sembra di aver partecipato a un altro processo. Ottaviano Del Turco ha atteso la condanna nella sua casa di Collelongo in Abruzzo, la stessa dove l'imprenditore della sanità privata Angelini raccontò di avergli portato soldi. 5 anni fa l'arresto dell'allora governatore dell'Abruzzo, accusato di avere preso 6 milioni di euro. Dei soldi non c'è traccia, è un teorema senza prove, ripete Del Turco, attaccando il suo accusatore. Le versioni di Angelini sono cambiate di volta in volta a seconda delle esigenze processuali. E ogni volta la fantasia di Angelini riusciva a superare se stesso. Angelini aveva fatto anche altri nomi, parlando complessivamente di 15 milioni di euro di tangenti pagate in cambio di agevolazioni ad amministratori pubblici e manager, 25 le persone coinvolte. Nei confronti degli altri imputati provo una grande solidarietà e anche un grande sentimento di responsabilità, perché penso di essere stato il primo bersaglio di questa vicenda. Per Del Turco non è oggi il giorno più difficile con la condanna in primo grado, ma quando l'accusa aveva chiesto per lui 12 anni di carcere. Ma perché 12 anni? E così ho capito che se si diceva 12 anni la gente diceva, beh, allora cosa fa? Le prove nei processi penali sono secondarie, l'importante è mandare i messaggi giusti e quel messaggio aveva un senso di così visto oggi. Sentenze pilotate in cambio di denaro e con l'accusa di corruzione in atti giudiziari finiscono in manette 7 persone, tra cui un giudice del TAR del Lazio e un avvocato, indagati anche 2 ammiragli e un costruttore. La cronaca con Giulia Palmieri. Pure gli ammiragli. 150.000 euro per pilotare una sentenza. Parlavano così il giudice e l'avvocatessa, spiati da una telecamera dei carabinieri piazzata negli uffici del TAR del Lazio. Non aggiustava sentenze in cambio di nulla, Franco De Bernardi. Il magistrato era tornato da appena 2 mesi al suo posto, reintegrato dopo un arresto per riciclaggio, e oggi è finito in manette di nuovo, anche grazie a queste intercettazioni. Ora lo accusano di corruzione in atti giudiziari. Arrestate altre 6 persone, tra cui l'avvocato Matilde De Paola, la donna di spalle nel video. Era lei a proporre al giudice soldi in cambio di sentenze favorevoli ai suoi clienti. Indagati anche 2 ammiragli della Marina e il costruttore Claudio Salini. Oggi davanti agli uffici del TAR c'è poca voglia di parlare di quel giudice finito ancora in galera. Adesso non sono sorpresa. È una notizia che ci aveva lasciato tutti, diciamo, un po' turbati. Per la Procura di Roma invece il giudice accoglieva i ricorsi in cambio di mazzette e aveva anche un tarifario a seconda del lavoro da fare, migliaia di euro per deviare la giustizia amministrativa in combutta con l'avvocato De Paola. Oggi nel suo studio le persiane sono rimaste chiuse. Qualcuno sulla sua auto ha lasciato un articolo che racconta il suo arresto.
D'inchiesta sul buco finanziario della fondiaria SAI, interrogato a Milano dal GIP, il patron della compagnia Salvatore Ligretti non ha risposto alle domande, lo ha fatto per lui, ma davanti ai giornalisti il suo legale, Elena Scarrone. È una persona molto anziana, più di 80 anni, e quindi è provata, soprattutto per quanto riguarda quello che è capitato a tutta la sua famiglia. Diciamo che oggi peraltro mi faceva lui questa riflessione, tutta la sua vita molto tribolata, se vogliamo dal punto di vista giudiziario, non si era mai sottratto agli accertamenti, è sempre andato in aula, ha avuto delle condanne, le ha espiate, ha avuto recentemente anche delle assoluzioni, quindi ritiene, e ritengo anch'io con lui per primo, assolutamente esagerata ipotesi di un pericolo di fuga come esigenza cautelare. Non c'è mai stata l'intenzione di fuggire ed ora è preoccupato per la sua famiglia, spiega il difensore di Salvatore Ligretti, dal 17 luglio agli arresti domiciliari nella sua villa di Milano. Le figlie Giulia e Ionella in carcere a Vercelli e Cagliari, il figlio Paolo in Svizzera, ricercato, accusati di falso in bilancio e false comunicazioni sociali con tre ex dirigenti di Fonsai. Gli arresti ai Ligretti? Fuga le calma. Nell'interrogatorio di garanzia che si è svolto oggi a Milano per conto dei magistrati torinesi, Salvatore Ligretti si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma non si sottrarrà alle domande dei magistrati torinesi. Si descrive uno spaccato inquietante, una società assicurativa piegata agli interessi dei Ligretti che avrebbero distratto fondi per oltre 250 milioni di euro. L'inchiesta sull'organizzazione della Coppa America di vela a Napoli, la procura ha iscritto nel registro degli indagati il presidente della regione campana Stefano Caldoro, l'ex presidente della provincia Luigi Cesaro e il sindaco Luigi De Magistris, il reato ipotizzato dai PM e turbativa d'asta. Non ce l'ha fatta Laura Prati, il sindaco di Cardano al Campo, ferita il 2 luglio scorso dai colpi di pistola di un vigile sospeso dal servizio. Il presidente della Repubblica Napolitano ha inviato un messaggio di profonda commozione e vicinanza alla famiglia e ai cittadini. Adele De Francisci. E adesso, mentre stavo passando, ho guardato la margine a mezz'asta, ho detto, allora qui è successo qualche cosa proprio, dispiace. E a me più che essere la mia sindaca era un'amica, una sorella. I cittadini sono commossi, la giunta in silenzio guarda la bandiera del comune posta a mezz'asta, la loro sindaca, come amava farsi chiamare, non c'è più. Aveva lottato fino alla fine, Laura Prati in ripresa. Poi dicono che non ci sono abusi policiali, no, in Italia? L'ex vigile sospeso dal servizio, Giuseppe Pegoraro, poi l'improvviso aggravarsi, un'emorragia cerebrale, pare per un aneurisma congenito, non le ha dato scampo, i familiari hanno autorizzato la donazione degli organi. Sembra di vederlo ancora pesare le scale. C'è stato un immenso dolore, un immenso vuoto. Ai familiari di Laura, cordoglio unanime da tutto il mondo politico. Intanto la procura di Busto è già orientata a cambiare il capo di imputazione a carico dell'autore della terribile sparatoria. Giuseppe Pegoraro dovrà rispondere non più di tentato omicidio, ma di omicidio volontario. Adesso la vicenda delle immagini di presunte violenze pubblicate su Facebook dalla compagna del cantante Massimo Di Cataldo, dopo l'interrogatorio della coppia e la testimonianza della babysitter, il PM di Roma ha iscritto l'artista nel registro degli indagati con l'ipotesi d'accusa di maltrattamenti e procurato aborto, disposta anche una perizia sulle foto per verificarne l'autenticità. A Milano resta un giallo, l'omicidio della donna uccisa da ignoti calatisi con le corde da un terrazzo, stessa tecnica usata in una serie di altri furti, l'ultimo nel weekend a casa dello stilista Elio Fiorucci in pieno centro, Giacinto Pinto. Trova l'appartamento al soqquadro, lo stilista Elio Fiorucci al rientro dal fine settimana, non è stato portato via nulla di valore, i ladri si sono calati dal tetto come dei veri acrobati entrando dalla finestra all'ultimo piano. È una cosa che ti sciocca, eh? Abbiamo trovato solo il vetro rotto della finestra del balcone, un'abilità prodotta da acrobati, ecco. Da me sono entrare da una finestra che solo un ragazzino può entrare. Sabato mattina il portiere dello stabile denuncia che qualcuno è entrato nella sua cucina, ma non si accorge che mancano proprio le chiavi che portano al tetto. Sia le chiavi del tetto che le chiavi della cantina io li metto qua. Elio Fiorucci sarebbe l'ultima preda dei ladri funamboli a Milano in appena 4 giorni. La polizia indaga su 4 episodi simili. Il primo è l'omicidio di Nicoletta Figgini, trovata venerdì mattina soffocata con del nastro adesivo nel suo appartamento. Anche qui i malviventi si sarebbero calati dall'alto con una corda su un terrazzino passando per una finestra aperta. Anche in questo caso, come per lo stilista, soldi e gioielli sono rimasti al loro posto. È successo di sabato.
sabato verso la una di notte. Meno male che ero via. Durante il weekend, per altri due furti, sarebbe stata utilizzata una corda d'arrampicata. Chi colpisce lo fa sempre nella stessa zona centrale, quella di Porta Venezia. In piazza contro i tagli e il blocco del contratto, oggi sciopero generale dei medici e dei veterinari del servizio sanitario. Vediamo com'è andata con Manuela Lucchini. Tanti camici bianchi, rappresentanza delle 18 sigle sindacali, per dire no ai tagli e a un ulteriore affossamento del sistema sanitario. Allo sciopero, dicono, ha aderito il 70% dei medici. Questo stanno da circa 3-4 ore. Devono organizzarsi in un altro modo quando c'è uno sciopero dei medici, no? Perché i malati non capiscono che oggi è sciopero. Ma in molti altri casi, pur aderendo allo sciopero, il personale medico non ha creato grossi disagi. Non ho avuto nessun disservizio perché mi hanno confermato che posso visitarmi. Mio papà è ricoverato, ma tutto bene. Un contratto congelato da oltre 4 anni, allungamento delle liste d'attesa, tagli ai posti letto, il nodo delle assicurazioni dei medici e gli oltre 10.000 precari. Ma in un momento di grande crisi economica si può fare qualcosa per loro? Assolutamente sì. Considerato tutta la forza lavoro che in questi anni ha lasciato gli ospedali, c'è risorse economiche sufficienti per poter coprire la stabilizzazione di tutti coloro che stanno lavorando con contratti precari da tantissimi anni. Uno sciopero che non vuole essere soltanto una richiesta di nuovo contratto per i medici, ma una richiesta di riordino di tutta la sanità a vantaggio dei cittadini. Sono stati tagliati posti letto negli ospedali senza creare... Altro che storie, questa è fantascienza pura, devono sistemare la sanità una volta per tutte, ma se da 70 anni che non lo riescono a fare. Sistema sanitario che ormai ha i limiti della sopravvivenza. Adesso a Cologno Monzese, nell'Interland milanese, dove da questa mattina 8 lavoratori, un ingegnere e 7 operai, sono arrampicati su una gru a 30 metri d'altezza. Protestano contro il mancato pagamento degli stipendi da parte dell'impresa edile per cui lavorano. Ai piedi della gru una piccola folla di colleghi, parenti e curiosi, inutili fino ad ora i tentativi da parte anche dei carabinieri e dei vigili del fuoco di dissuadere gli 8 dalla pericolosa protesta. I tentativi, scendete, no, scendete, no, scendete, no. Serrata di protesta contro il comune. Da Dolce e Gabbana adesso si chiamano Dolce e Gabbati. Torna a sorridere le clienti russe dopo 3 giorni di forzata astinenza da shopping, causa indignazione dei loro stilisti del cuore verso il comune di Milano. Un'azione masochistica, quella di dire no a chi rappresenta un marchio di eccellenza, ha detto oggi il presidente della regione Roberto Maroni. Tanto più che gli spazi pubblici che l'assessore si è affrettato a dire non concederà, gli stilisti non li avevano mai chiesti, usando da anni un enorme teatro di loro proprietà per le sfilate. Per me la questione è assolutamente terminata, è finita, loro hanno riaperto i negozi, spero adesso che finiscano le polemiche e si guardi in avanti nell'interesse della città, nell'interesse della moda, nell'interesse della collettività e del paese. In attesa dell'incontro di mercoledì con la Camera Italiana della Moda, getta acqua sul fuoco anche il sindaco, che 2 giorni fa si disse a sua volta indignato. Perché credo che chi dice che Milano fa schifo non può che far indignare non solo il sindaco di Milano, ma tutti i milanesi. Lei ha detto che si aspettava delle scuse, però non sono arrivate, sindaco. È un po' offeso che non siano arrivate. Ho detto che l'ho invitato a venire qua per chiarirci le idee. L'hanno risposto. Per ora non ci ha dato sapere se accetteranno. Il sindaco non ha risposto, ma non se ne sono filati nemmeno, per non dire cagato, perché sarebbe più volgare, mi immagino. L'Inghilterra con il fiato sospeso, atteso da un momento all'altro l'annuncio dell'arrivo del Royal Baby, la duchessa Kate infatti è in travaglio da questa mattina, il segnale ufficiale sarà comunque... Ma chi gli può fregare? Pensare che per uno scherzo telefonico si è ammazzata l'infermiera dell'ospedale, già se lo sono scordati questo, l'hanno ammazzata o si è ammazzata? Si è ammazzata. All'ospedale St. Mary. Con lei il marito, il principe William, che assisterà la moglie durante il parto, che avverrà sotto la supervisione del ginecologo della regina, Marcus Thatcher, e del suo collega Alan Farthing. La situazione davanti all'ospedale londinese, in cui è ricoverata la duchessa, è letteralmente caotica, con centinaia di giornalisti e fotografi giunti da ogni parte del mondo. Vi ricordate dello scherzo telefonico di giornalisti australiani all'ospedale? Che ha parlato un'infermiera e ha dato informazioni, poi non so, avevano aperto un'inchiesta sull'infermiera e l'infermiera si è suicidata.
Che strano, no? Potrà rimanere riservata fino a quel momento. Il documento che reca orario di nascita, peso.